Acer Iconia, un nuovo PC, un nuovo concetto anche. Ecco qui, sembra un netbook, anzi un notebook normalissimo, e in realtà al posto della tastiera c'è un altro display, che ovviamente fa anche la tastiera, quindi appoggiando i due polsi ecco che compare la tastiera, quindi si usa come una tastiera col suo pad per il mouse, che permette di muovere chiaramente la freccia e il cursore dove si vuole, e poi ovviamente con un sacco di altre possibilità. Per esempio, la possibilità di fare regolazioni direttamente sul display sotto, o addirittura lanciare una shell particolare con dei contenuti appositi, che permette la navigazione tra i contenuti che sono presenti sul PC, una navigazione su un browser che scorre dal monitor sopra a quello sotto, quindi in maniera del tutto continua, oppure la modalità per vedere per esempio delle foto scegliendole nel display sotto e visualizzandole nel display sopra. Questo è molto comodo quando si stanno scegliendo delle immagini, per esempio vedete qui c'è il catalogo, le scegliamo, selezionandola sotto compare sopra, quindi è come avere il provino fotografico sotto e poi l'ingrandimento sopra, e quindi è veramente un nuovo concetto, un nuovo modo di usare il PC, che scopriremo soltanto nel giro di qualche tempo se diventerà un nuovo form factor oppure resterà un esercizio di stile.